Ciao ragazzi, buona vigilia di Natale. Vediamo cosa tiriamo fuori oggi. Il gatto nella mangiatoia. Il gatto nella mangiatoia. Intendiamoci, non ho niente contro le mucche. Magari sono un po' stupide, goffe, con quel loro modo di urtarsi di continuo, ma almeno tengono caldo. In una notte fredda riscaldavano quella vecchia stalla che era una meraviglia. E se mi metto a dormire nella mangiatoia, non rischio di essere calpestato. Quella notte faceva davvero freddo, ricordo. Una spolverata di neve e poi stelle, stelle lucenti. Quindi ero contento che ci fossero le care vecchie mucche a scaldarmi. Non mi piacciono molto le capre, stanno sempre a litigare, a prendersi a cornate, esagitate tutte quante. È difficile addormentarsi quando ci sono delle capre in giro. Certo, non dovrei dormire io, dovrei dare la caccia ai topi. Non parlatemi degli asini, non sopporto gli asini. Ti guardano con quegli occhioni come se li fossero amici, poi si girano e ti tirano un calcio. Bisogna stare attenti quando ci sono degli asini nei paraggi. Grazie al cielo, di solito non dobbiamo sopportare la presenza di asini nella nostra stalla. Ma quella notte, proprio quando la stalla stava diventando bella calda, la porta si è spalancata e in un vortice di fiocchi di neve sono apparsi un uomo e una donna con, indovina un po', un asino. L'asino ha fatto le solite cose da asino, mostrandosi tutto docile, mansueto e sgranando i suoi occhioni dolci. Ma a me non la dava bere. Mi sono tenuta alla larga, al sicuro, dentro la mia mangiatoia. L'uomo ha tirato giù il fienile della paglia fresca e ha preparato un giaciglio per la donna nell'angolo, più lontano dalla porta. Lei non aveva un bell'aspetto. Ha urlato un paio di volte, ma l'uomo la abbracciava e l'asino faceva gli occhioni ancora più dolci. Io badavo solo agli affari miei. Poi ho sentito il pianto di un neonato. Ci mancava solo questa, un bambino urlante. Le mucche e le capre erano belle sveglie adesso, tutte in fermento e si calpestavano le zampe a vicenda. E io sono stato rovesciato fuori dalla mangiatoia. Poi tutto il tramestio si è interrotto. Il bambino non piangeva, c'era un gran silenzio. Era come se tutti gli animali trattenessero il respiro. Era come se il mondo intero trattenesse il respiro. E guardavamo tutti il bambino. E il bambino guardava noi. Poi ho sentito delle pecore. Pecore che belavano. Ti pareva? Di tutti gli animali stupidi che ci sono al mondo, si può star sicuri che le pecore siano i più stupidi. Le sentivamo avvicinarsi sempre di più. E poi, con una folata gelida, la porta si è spalancata di nuovo. E sono entrati incespicando dei pastori con le loro pecore coperte di neve. I pastori si sono inginocchiati sul suolo infangato e hanno parlato all'uomo e alla donna e hanno sorriso al bambino. I cammelli sono stati la goccia che hanno fatto traboccare il vaso. Sono goffi come le mucche, ma hanno zampe molto più grosse, sono irascibili, hanno l'alito cattivo e sputano. Ce n'erano tre! Erano enormi. Hanno infilato la testa sotto i sacchi che coprivano le finestre e ci fissavano. Devo ammettere che le briglie che indossavano erano eleganti, in pelle rossa e verde, ornate d'oro. E quando i loro tre padroni sono entrati a grandi passi nella stalla, avevano un aspetto favoloso. Sembravano ricchi come dei re. Si sono inginocchiati assieme ai pastori, e poi tutti noi animali ci siamo inginocchiati, come meglio abbiamo potuto. Anche con l'imbranata delle mucche. In alto vedevo i polli e le colombe in silenzio sulle travi e quando mi sono voltato per guardarmi alle spalle ho visto file e file di topi. Topi! Dietro di me! I loro occhietti brillanti guizzavano da me al bambino e poi di nuovo da me. D'accordo, solo per stavolta ho pensato e sono tornato a contemplare il bambino. I topi sono avanzati furtivamente, mi hanno superato e zampettando si sono portati davanti. Sembra passato così tanto tempo da allora. Ben presto se ne erano andati tutti, i pastori con le pecore belanti, i signori ricchi con i cammelli, irritabili, pure l'uomo e la donna con il bambino. Non ho più saputo niente di loro.
La cosa buffa è che da allora non ho più acchiappato un topo. Ogni tanto li rincorro, giusto per salvare le apparenze, ma non ho più avuto cuore di catturarne nemmeno uno. Ecco ragazzi, questa è stata l'ultima storia. Noi ci salutiamo qui, ci vediamo domani per un brevissimo video di auguri e buon Natale! Ciao!